Thank you, Christine. I think that this is the way. Very good. I speak a very bad English, like, you know, our Prime Minister, Matteo Renzi. And then I prefer to speak in Italian. Then Simona, my voice is very low, and I ask Simona to help me. Situazione, the Italian situation now, no? La situazione italiana in questo momento. Stiamo vivendo un momento di passaggio dalla integrazione all'inclusione e molti di noi vivono questo passaggio in modi molto differenti. Chi con grande fatica, chi senza rendersene conto e qualcuno approfittandone. Probably teachers in this representation. Probably. I motivi della crisi del modello italiano dell'integrazione, che è stato un nostro orgoglio, possono essere sintetizzati così. Una, come dire, scarsità di risorse. La scuola italiana ha sempre poche risorse. Un problema di realizzazione dell'idea di integrazione. Qui va spiegato un momento. Alcuni sostengono che nell'integrazione c'era già l'idea di inclusione, ma non siamo stati capaci di realizzarla. Alcuni sostengono che gli insegnanti specializzati non abbiano le dovute competenze per realizzare l'inclusione. E poi c'è un diffuso malcontento da parte delle famiglie, delle persone disabili, in merito alla risposta della scuola. Come si sta rispondendo a questa crisi? Il Ministero dell'Istruzione italiano ha ampliato, ha dato vita a tutta una serie di normative e soprattutto ha introdotto ha adottato anche in Italia il concetto di Special Educational Needs, in Italia BES. Sull'adozione del concetto di Special Educational Needs ci sono alcuni studiosi favorevoli ed altri no. Lo studioso molto conosciuto in Italia, Dario Yanes, è favorevole perché lo utilizza in chiave International Classification of Functioning. Il Ministero è favorevole perché dice che è una categoria non clinica ma politica. Andrea Canevaro, uno dei più importanti studiosi italiani, ha una posizione, diciamo, interlocutoria, mentre invece siamo decisamente contrari. Il gruppo dei Disability Studies Italy, Fabio Dovigo e il nostro collega Alain Rousseau. It's difficult to translate. Questo sta generando una sanitization. It's difficult. Cosa sta creando? Una caccia ai BES. Una ricerca spasmodica dei BES e quella che io chiamo una bessizzazione della scuola italiana, con un'attenzione ai questi BES come casi clinici. E infatti molti insegnanti dicono è affetto da. You know the catcher in the rye? By some, and the same, the teacher are the catcher in the sand. A new way.
Le associazioni dei familiari dei disabili chiedono come soluzione la differenziazione tra la figura dell'insegnante di sostegno specializzato, support teacher, e l'insegnante di classe con percorsi formativi completamente differenti. Allora, quali conseguenze? A livello epistemologico, già lo ha detto Christine, c'è una idea sbagliata di inclusione. Molti pensano all'inclusione come includere qualcuno, solitamente o disabile o con special educational needs, dentro i contesti ordinari. Infatti, vale, si sta affermando qui in Italia quello che Christine dice, cioè l'inclusione funzionerebbe se non ci fosse Sam. You understand? It's, no? You remember him better? I translate, then I remember. Thank you. Conseguenze di azioni in atto. Un esempio di quello che la legge oggi chiede alle scuole: il piano annuale di inclusione. Il piano annuale di inclusione è organizzato in questo modo: si chiede alle scuole di individuare quanti BES, quanti Special Educational Needs hanno, e successivamente si chiede alle scuole di dire cosa fanno per questi SEN, BES, ho fatto un mix, SEN. Però questo significa che il problema è ancora centrato sul soggetto, il soggetto è il problema, il sistema scuola reagisce con meccanismi di adattamento e compensazione e siamo in presenza di risposte standardizzate. Da un punto di vista delle politiche istituzionali, le conseguenze sono nel Ministero, nell'organizzazione di tavoli separati per la formazione degli insegnanti, e la legge che in questo momento è in auge per la scuola, la numero 107, prevede un percorso differenziato con una parte di crediti, questo non so come, formativi, minimi di carattere pedagogico, e poi 2 anni di specializzazione dopo il concorso statale per la qualificazione e 1 anno di prova. Però con un percorso, come dicevamo, separato per insegnanti curricolari e insegnanti specializzati. We don't like it. We don't like it. Disability Studies dovrebbero aiutarci a cambiare la prospettiva, ad avere a mente un nuovo paradigma. Come prima cosa, lo abbiamo detto più volte, pensare all'inclusione e all'inclusività come a un processo che trasforma le culture, le politiche, le pratiche nella scuola e nella società. You know Tony Booth and Mel Hanisco, the idea that inclusion is a collective enterprise, un'azione collettiva finalizzata a rimuovere gli ostacoli che noi producono.
produciamo, che noi inseriamo nella realtà. You remember the PAI, the Plan for Inclusion, and in questa prospettiva cambia completamente la struttura. Non quanti BES hai e cosa fai, ma cosa fai tu scuola per essere inclusiva? Quali aspetti della tua scuola non sono inclusivi? Quali sono le conseguenze del non funzionamento inclusivo della tua scuola? E quindi quali difficoltà si generano a seguito del fatto che tu funzioni in un certo modo? E solo alla fine cosa fai? Vedete che c'è una grande differenza tra a dare, come dire, assegnare il problema al soggetto o compiere un'analisi socio-politico-culturale del proprio sistema per trasformarlo. E allora anche dal punto di vista politico dovremmo ridefinire l'azione politica non più dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto, restituendo alla scuola e agli insegnanti la gentilità per modificare la propria realtà. Uso qui un termine caro a Albert Bandura, la gentilità. One to table, one table, only one, for all teacher. And questa è la mia proposta per la formazione degli insegnanti. È un percorso per tutti gli insegnanti, tutti specializzati per l'inclusione, perché, come diceva prima anche Christine, è la realtà. Non noi dobbiamo pensare alla diversità come disabilità o BES, ma come caratteristica del sistema. E il sistema esiste perché esistono le differenze. Secondo voi questa proposta è stata accettata? Do you think that my proposal was accepted at the industry? Yes! No way! And in conclusion, la prospettiva inclusiva non ha a che vedere con persone da includere, ma è, abbiamo detto più volte, una possibilità molto realistica di mettere in discussione tutta una serie di norme, di modi di pensare, di modi di intendere la presenza dell'altro nella società e quindi anche di ridefinire il senso dell'educazione per il nostro tempo. Infatti, sei Simona, l'inclusione non ha a che fare con studenti da inserire nei contesti ordinari, ma è finalizzata a trasformare i contesti per renderli inclusivi. E come dice appunto Simona, che adesso mentre traduce dovrà dire come dico io stesso, come dice Simona D'Alessio, like Maradona, e parla in terza persona. È una prospettiva che permette di rimuovere tutti gli ostacoli, le barriere che le escludono e, come dire, abbattere tutti quei modi di agire normativi che non ci permettono di, come dire, avere poi anche un successo diffuso per tutti gli allievi. Thank you.